Ben ritrovati e ben ritrovate a tutte e a tutte ragazzi e ragazze sul canale di Rubaldo. Oggi siamo qui per fare un piccolo videoblog e parlare più che altro della situazione che, come molti di voi sapranno, quindi molti colleghi e amici di piattaforma sapranno, il 20 febbraio di questo mese, se non erro, dovrebbe essere proprio il 20, a molti verrà tolta la monetizzazione di YouTube e insieme ad essa tutta una serie di funzioni che comunque erano molto utili per pubblicizzare i propri video. Non solo, tutte queste persone sono state già avvisate dal mese scorso, ovvero YouTube ha inviato un'email con l'avviso appunto che da quella data non ci sarà più la monetizzazione per i loro canali, poiché non rispettano i requisiti, che vi ricordo essere 1000 iscritti minimo e 4000 ore di visualizzazione globale in un anno per tutti i video presenti all'interno del canale. Allora, come molti di voi sapranno, per me è stata tra virgolette una bella notizia, intanto perché comunque non me la tolgono questa monetizzazione perché le supero di gran lunga, ma per altri appunto è stato un po' un malcontento. Ora io vi invito a riflettere. Io avrei preferito sinceramente che questo limite andasse a colpire anche il mio canale, aumentandone il limite globale. Secondo me questa piattaforma è stata utilizzata da molti soprattutto come oggetto di guadagno, cosa che ovviamente non può essere nell'immediato, cosa che non può essere nemmeno negli anni, perché comunque se bisogna darci molto impegno, bisogna esserci sempre, bisogna tirare nuove idee, bisogna avere un pubblico che ti segue. Limite ancora più alto, in modo tale che comunque sia, una volta raggiunto, se ti interessa comunque stare in questa piattaforma, la ricompensa sicuramente sarebbe stata molto più alta. Secondo me 4000 ore e 1000 iscritti non sono veramente nulla, anche perché gli iscritti, come sappiamo, riescono tutti a farseli in un modo o nell'altro. Le 4000 ore invece lì è diverso, perché con la tecnica iscritto ricambi non funziona, perché l'iscritto ricambi cosa fa? Entra nel tuo video, lo apre, mette ok, bello, chiude, quindi c'è 2 secondi, quindi devi farti una marea di video veramente per riuscire ad entrarci. La cosa ideale è infatti avere un pubblico che ti segue realmente, che guarda perlomeno quasi tutto il video, e quindi ti basta anche farne pochi per riuscire comunque sia a rientrarci. Ora comunque non voglio stare a far polemica perché non me ne frega niente, quello di cui voglio parlarvi è soprattutto un messaggio rivolto ai gamer. Io da poco, grazie anche all'aiuto di un caro amico di piattaforma, che saluto e ringrazio, che è Dottor Pang, mi ha fatto conoscere una partnership che è molto molto interessante. Il nome di questa partnership è Curse, vi metterò un link qua sotto in descrizione, dove potrete joinare, diciamo, la crew, comunque la partnership di Curse, e ottenere un sacco di vantaggi insieme a me. Intanto inizio a spiegarvi quali sono le differenze tra Curse e AdSense, che è la partnership di YouTube. AdSense cosa vi pone? Vi pone innanzitutto che la monetizzazione e i vostri guadagni di conseguenza siano ridotti al 60%, perché sì, andrete a guadagnare il 60% e il 40% lo terrà YouTube. Ora, se ci andate a pensare attentamente, già si guadagna poco, se si prende quasi la metà dei guadagni che fate, non rimane nulla. Cosa cambia invece su Curse? Su Curse vi danno il 90% dei guadagni e il 10% se lo tengono loro. Cosa molto più onesta, i guadagni sono quasi il doppio di AdSense e si vedono perché sono il doppio. Altra cosa interessante, AdSense da parte sua dà una serie di musiche, molte delle quali sono limitate a dover addirittura inserire un link, perché alle volte sono riscattate da copyright, quindi se non mettete un link sotto il vostro video non la potete neanche utilizzare. Comunque i temi sono molto pochi, banali e quasi tutti uguali. Curse ha una banca dati infinita che vi darà gratuitamente, non dovrete mettere neanche un link, perché quando siete parte di Curse, ma non solo, quando non sarete neanche più parte di Curse, ma avete comunque utilizzato una musica ed eravate sotto contratto di Curse, ovviamente non vi arriverà nessuna segnalazione. Oltre ad avere un sacco di musiche divise per categorie, quindi non dovete nemmeno stressarvi troppo. Siete gamer, andate nella categoria gamer, ci sono un sacco di canzoni. Siete vlogger, avete quelle dei vlogger e così via. Ci sono una marea di suoni e vi giuro che neanche in un'ora ho fatto in tempo a vederle tutte. Altro vantaggio fondamentale che potrete, diciamo, usufruire da questa partnership. Ovviamente vi ricordo ragazzi, per usufruirne dovrete cliccare in questo link che c'è qua sotto in descrizione e joinare la crew di Rubaldo, che sarebbe praticamente un invito che vi fa sfoltire, diciamo, la pratica di iscrizione alla partnership, e potremo beneficiare insieme per i primi 6 mesi di un 5% di guadagni in più. Quindi sarà un 95% di guadagni per i primi 6 mesi e poi dopo questi 6 mesi tornerà al 90%, che è comunque ottimo. Un'altra differenza sostanziale da Curse e di AdSense
è che AdSense vi fa ritirare i soldi solamente una volta raggiunta la soglia di 70 euro. Course invece ogni mese vi manderà automaticamente nel metodo di pagamento selezionato quanto guadagnato. Guadagnerete un euro vi arriva, guadagnate 10, 10 euro vi arrivano e così via. Invece con AdSense dovete aspettare questi fatidici 70 euro che magari non arriveranno nemmeno in un anno. Alcuni di voi potranno dire: ma se io entro su Course il guadagno che ho fatto fino ad ora ad AdSense doveva finire? Il guadagno fatto fino a questo momento ad AdSense non lo perderete, rimarrà congelato lì. Quindi potrete decidere magari più avanti di ritornare di nuovo ad AdSense e raggiungere quei 70 euro per poterli ritirare. Oppure se non vi interessa e reputate che sia più veloce raggiungerli con Course, che vi ricordo che guadagnate quasi il doppio, io ero quasi arrivato ai 70 ma ho deciso di passare a Course perché comunque se mi sono fatti due conti quel lasso di tempo ci arrivavo prima che aspettare questi fatidici 70 euro. Quindi insomma, ovviamente siete voi gli artefici del vostro destino, sarete voi a decidere tutto ciò. Quindi mi raccomando ragazzi, per entrare su Course le cose fondamentali sono queste: ovviamente avere la partnership, quindi non vi deve essere arrivata la mail che dal 20 febbraio non ce l'avrete più, quindi dovrete raggiungere diciamo quei 1000 iscritti e quelle 4000 ore e avere appunto la monetizzazione attiva, ma soprattutto dovete essere gamer, quindi dovete portare almeno per la metà dei contenuti che portate sul canale di gaming, altrimenti non verrete accettati dal sistema. Comunque se volete fare una prova e volete vedere se siete idonei, vi basterà cliccare nel link che vi ho lasciato qua sotto in descrizione e sarà semplicemente un'analisi del vostro canale da parte di Course per vedere se rientrate in questi requisiti. Course è una partnership molto grossa, ha fatto le add-on per World of Warcraft ed è una partnership di Amazon UK, quindi è un marchio comunque abbastanza conosciuto e affidabile. Io ci sono da 2 mesi, il mio amico Pang c'è da altrettanti, se non il doppio dei miei, e ci sono tanti altri youtuber che ne stanno traendo beneficio. Quindi ragazzi, io vi invito veramente a buttarci un occhio e se vi può interessare joinate la crew che ci becchiamo anche un bonus del 5%. Bella ragazzi, buona serata, lasciate un like, condividete e se avete dubbi fatemelo sapere qua sotto nei commenti, io vi risponderò il prima possibile. Bella!